85 giorni siamo stati qui tutti i giorni, abbiamo incontrato tante persone, anche te, abbiamo incontrato Bersani, abbiamo incontrato decine e decine di realtà istituzionali. Io non so perché questa dannazione di questo paese, perché credo che in questo paese ci sia una carenza di democrazia, i lavoratori non hanno più voce. 85 giorni purtroppo devo dire, io non mi arrendo come non si arrenderanno tanti di voi, tanti di noi, però devo dire 85 giorni non hanno consentito a questi lavoratori di avere un tavolo vero, perché qui stiamo discutendo in questi giorni di cosa? Di procedure. Vabbè, alla fine, anche se non ha vinto totalmente, diciamo che ha vinto, diciamolo, ammettiamo questa sconfitta, che deve essere una sconfitta che faccia riflettere e capire che questo paese non va, che i lavoratori non hanno più un punto di riferimento, perché il sindacato non esiste più. Il sindacato, Dio a Maicuore, il sindacato è venduto, il sindacato ci ha venduto e la politica non ci ha ascoltato, perché non si può consentire a dei signori, ai poteri forti, di distruggere, ripeto, il lavoro, la dignità dei lavoratori, ma quella non ci ha distrutto, perché noi ci abbiamo forte radicata e l'abbiamo dimostrato e lo dimostreremo ancora. E noi diamo a te un impegno preciso, che sul prossimo progetto, idea di governo che tu hai e che insieme agli alleati che tu immagini debba governare questo paese, cioè quindi ho tutta quella sinistra che c'è in questo paese, che non trova voce, e che deve governare questo paese, perché è ora di farla finita con quello che è stato gli ultimi 20 anni, beh, noi abbiamo un impegno preciso, che si deve cominciare da Cinecittà. Cinecittà è un pezzo importante, non soltanto per chi oggi ci ha lavorato, chi ci ha lavorato nel passato e chi ci lavora, ma è un pezzo del paese, che non può essere ucciso, ripeto, dai poteri forti. Questo non lo possiamo sentire noi, ma non lo devono sentire neanche voi. Questa è l'identità del paese che noi vogliamo conservare e restituire non soltanto al passato ma a portare nel futuro. Grazie. L'Italia sarebbe diventato il paese che è diventato senza Cinecittà. L'Italia sarebbe diventata una grande potenza mirata nel mondo senza De Sica, senza Visconti, senza Pasolini e senza tutte quelle maestranze che hanno consentito a noi di essere una grande scuola. No, una domanda. Ecco, questo tema del cinema ha a che fare con il suicidio del paese dal punto di vista del suo essere il bel paese. Il governo francese dà al Louvre più risorse di quelle che il governo italiano dà a tutti i musei italiani messi insieme. Vedere le condizioni in cui è ridotto il sito archeologico di Pompei, e non parlo soltanto dell'incidente, di un pezzo che cade, parlo delle condizioni ordinarie. Noi siamo in una condizione oggi in cui probabilmente chiuderanno gli archivi, sarà dimagrito il patrimonio delle biblioteche, non si sa la sorte dei musei, e per ogni museo che esiste ce ne sono nei sotterranei due o tre potenziali fatti di capolavori, di opere d'arte, di patrimonio culturale tenuto nei depositi da tempo immemorabile. Siamo l'Italia e abbiamo una cura che è fatta di sciatteria e non ci accorgiamo che questa è la principale industria effettuale e potenziale. 1.400.000 addetti, 1.400.000 lavoratori nell'economia della conoscenza, della cultura, della creatività, dei beni culturali, è un settore gigantesco. E io non so se a fine anno sarà vivo o meno il Teatro San Carlo piuttosto che il Teatro Petruzzelli. Non so se è chiaro. Non sappiamo quanto di questo patrimonio si sta disperdendo e dissipando.